Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Zanasso, sono socio cofondatore della società IT4 che si occupa di sistemi informatici in ambito open source a 360 gradi. Nella fattispecie oggi vi parleremo del mondo Linux e Volvo. Farò una panoramica molto molto breve su che cosa vuol dire creare un'infrastruttura Voice over IP in ambito open source, e poi faremo, diciamo, una dimostrazione pratica per vedere anche che questi sistemi effettivamente funzionano ogni tanto e si possono anche creare a basso e bassissimo costo. Allora, dunque, intanto parleremo di che cos'è di VoIP, una panoramica. Quanti di voi hanno già sentito parlare del Voice over IP? Ormai il 90% delle infrastrutture si basa tutto sul Voice over IP, nel senso che la parte tradizionale della telefonia è solo più verso l'utente finale. Già da qualche anno tutti i carrier, Telecom Italia comprese, fa viaggiare le nostre telefonate su infrastrutture Voice over IP. È chiaro che un'infrastruttura VoIP nel mondo care ha una complessità di un certo tipo. L'infrastruttura VoIP di cui vi parlerò oggi è un'infrastruttura legata all'end user, soprattutto l'end user delle aziende che utilizzano centralini telefonici, che in questi anni sono passati da utilizzare centralini telefonici tradizionali a centralini telefonici VoIP. Il passaggio ovviamente è stato di un certo tipo quando i brand grossi di telefonia hanno iniziato a creare la strumentazione VoIP, ma nel mondo open source e nel mondo Linux già dal 1999, quindi si parla già ormai da un bel po' di anni, che esistono software. Asterisk è quello che si è affermato maggiormente, che comunque ha diciamo contribuito a questa espansione. Si può creare un centralino telefonico su una macchina Linux. Il concetto qual è stato? Il concetto è stato quello di portare le funzionalità del mondo telefonico su un software. Prima i centralini un tempo erano elettromeccanici, ancora prima erano manuali, cioè proprio la centralinista che faceva lo switching tra una telefonata e l'altra. Da elettromeccanici sono diventati elettronici, passaggio evolutivo è stato da elettronici sono diventati informatici, quindi basati sul software. Quindi vedremo quali sono le architetture di un sistema telefonico IP. Parleremo di questo software Asterisk, che è appunto un software, vedremo che è praticamente molto molto semplice se uno vuole fare le cose semplici, ma può diventare molto complesso se uno si vuole inventare delle cose molto complesse. Una mini rassegna delle funzioni, un accenno di cosa sono i telefoni IP e i voice gateway, e poi una dimostrazione pratica, così vediamo anche un minimo di configurazione, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, se uno si va a leggere gli how-to e si scarica due documentazioni su internet, è molto molto semplice crearsi in casa un centralino telefonico base e farlo funzionare anche con poche decine, massimo centinaia di euro. Quindi se poi uno vuole farsi qualche test in casa lo può fare a bassissimo costo. 1995 la nascita del VoIP, quindi siamo già più di 20 anni, che quasi 20 anni che esiste questa tecnologia. VoIP vuol dire ovviamente Voice over IP, e praticamente è proprio letterale, la voce viene utilizzata, fatta transitare su rete IP. Quindi sostanzialmente VoIP non identifica soltanto la rete del provider, ma ovunque abbiamo una rete IP possiamo creare del VoIP e farci transitare la rete. Oggi nella nostra dimostrazione creiamo una piccola LAN locale, ci colleghiamo a due o tre apparati e faremo del VoIP come dimostrazione. Alcuni elementi solo per dare qualche accenno senza entrare nel dettaglio. Elementi del VoIP sono di codec di compressione. Tutti, credo nessuno escluso, sa che cos'è un file MP3. Ecco, un file MP3 è
semplicemente un file compresso rispetto alla campionatura naturale di un brano musicale o quant'altro. Nel mondo VoIP è esattamente la stessa cosa. Siccome uno dei motivi perché ha spinto il provider a passare dalle linee fisiche alle linee VoIP è stata anche quella, ma io ho un canale a 2 megabit, il classico canale primario Telecom, che trasporta 30 canali voce. Questi 30 canali voce in maniera naturale sono codificati a 64k, quindi ogni canale impiega 64k di banda per essere trasportato. Utilizzando il file di compressione io riesco a diminuire la banda utilizzata e quindi su 2 megabit faccio transitare magari 100 o 200 canali voce. Per il provider telefonico ovviamente capite che si accende subito la lampadina del risparmio e quindi del maggior guadagno. Io il mio canale 2 megabit non faccio più passare i miei soliti 30 canali, ne faccio passare magari 100 e quindi triplico il mio guadagno senza andare a investire nelle infrastrutture. Quindi l'utilizzo dei canali di compressione è stato anche quello una spinta importante. Un altro elemento del VoIP sono i protocolli di gestione delle connessioni. I maggiori sono questi tre che ho identificato, ce ne sono anche di altri, ad esempio Skype utilizza un protocollo di gestione delle connessioni suo proprietario. Questi sono quelli proprietari, SIP è stato il protocollo scelto dal mondo open source, proprio perché è un protocollo non proprietario, HTTP3 invece è proprietario, si pagano le licenze. L'SCCP, che è quello inventato da Cisco, è anche proprietario, non si pagano licenze, ma di fatto è utilizzato da apparati Cisco che hanno comunque un certo costo, eccetera, eccetera. Quindi, code di compressione, protocollo di gestione delle connessioni, dovete pensarlo come se fosse un protocollo di quarto livello, più o meno. Non è proprio il protocollo IP, perché tutti questi protocolli HTTP3, SIP e SCCP si appoggiano sul protocollo IP per essere trasportati. Poi ci sono gli apparati veri e propri per creare l'infrastruttura. Server proxy è il nostro server asterisk, che nell'identificazione di una struttura SIP si chiama così. Terminale IP, qualsiasi terminale IP agganciato alla rete può diventare un terminale per il mio VoIP. Quindi ci possono essere dei telefoni digitali, ne vedremo qualcuno, che parlano direttamente in SIP, un telefono analogico può anche essere agganciato alla rete VoIP utilizzando degli apparati che fanno la transizione tra il mondo e l'altro, e poi ci sono i voice gateway che cercano di agganciare il mondo VoIP a tutto il mondo esterno. Caso classico, Telecom Italia ci porta la linea ISDN, la linea analogica, come linea terminale per il mondo telefonico. Io ho bisogno di un voice gateway, quindi un apparato che abbia un'interfaccia ISDN, un'interfaccia analogica, e che poi parli in modo VoIP, quindi IP, dall'altra parte. E ovviamente il mondo VoIP non esiste senza la rete di trasporto. Da quali elementi è costituito un sistema telefonico IP? Il PABX, che è il termine americano per identificare il centralino telefonico, un sistema di interconnessione IP e dei terminali IP. Un terminale IP può anche essere un PC. Un PC con il softphone, è altro esempio classico che tutti conoscono, Skype, è una specie di softphone, nel senso che ti permette di fare una connessione voce-dati all'interno sulla parte IP. Ce ne sono un'infinità di softphone che potete installare sulla vostra macchina, sia che sia una macchina Linux che sia una macchina Windows. Se fate una ricerca di softphone SIP su internet, ne trovate un'infinità, a pagamento, open source, eccetera, eccetera. Ecco, il concetto è che in questo caso non si parla di terminale telefonico, ma si parla di terminale IP in generale. Poi se un PC ci mette un softphone, riuscirò a fare del VoIP anche con questa cosa. Altri elementi secondari possono essere i media gateway. Cosa sono i media gateway? Sono quegli oggetti che sono utilizzati per codificare la voce da un codec all'altro. Io ad esempio
un terminale poco intelligente potrebbe non avere la capacità di calcolo per fare la compressione della voce. Allora in quel caso il terminale campiona la voce a 64k, quindi in maniera nativa, e poi ci pensa qualcun altro che ha magari una capacità di calcolo superiore a fare questa funzione. Ecco, di solito nell'architettura questi box sono chiamati media gateway. IWAR server è un altro server, un'altra funzione che di solito viene messa all'interno del centralino. IWAR sta per risponditore automatico, Interactive Voice Responder. Sono tutte quelle voci che ascoltate quando chiamate il call center. Benvenuti, siamo al call center di Mubam, premete 1 per parlare con l'amministrazione, premete 2 se volete inoltrare un reclamo, eccetera, eccetera. Tutte le volte che ascoltate una voce preregistrata automatica al telefono, questa funzione è fatta da un IWAR server. Anche questo è un software, quindi come tutti i software può essere configurato a piacere all'infinito. Le funzioni più evolute degli IWAR sono lo speech recognition, ovvero io parlo al telefono e dall'altra parte c'è un computer che capisce che cosa sto dicendo e riesce a rispondermi nella maniera adeguata. L'utilizzo più classico è quello di chiedere dimmi il nome di chi vuoi contattare e io ti contatto con lui al suo interno senza sapere neanche l'interno telefonico. Questo è un esempio classico di IWAR. Un'altra funzione carina e interessante è il mail voice, ovvero sostanzialmente la possibilità di lasciare un messaggio vocale. Questo viene recapitato sulla mail dell'interno a cui abbiamo lasciato il messaggio vocale. Quindi, sostanzialmente una segreteria telefonica dove il messaggio non rimane in un nastro preregistrato ma viene recapitato nella casella di posta dell'interessato. Allora, quindi abbiamo parlato di PBX, Private Branch Exchange, era lo scatolotto elettromeccanico con cui venivano collegati i telefoni una volta, e l'elemento centrale dell'infrastruttura nel nostro caso sarà proprio l'oggetto della presentazione, è il nostro Asterisk, ovvero un software open source che gira in ambiente Linux server. Che cosa fa questo elemento? Routing delle chiamate, ovvero arriva una chiamata da una fonte esterna, dove la devo mandare? Gestione dei terminali telefonici, ovvero i terminali che sono collegati a me, quali sono, quanti sono, che interni hanno, sono autorizzati, non autorizzati a fare un certo tipo di chiamate, eccetera, eccetera. E ovviamente molto molto. Ecco, la cosa interessante del passaggio dal mondo elettronico al mondo informatico è proprio la versatilità. Essendo un software, e aggiungendo, essendo un software open source, uno può mettere mano al codice e creare tutte le funzioni che vuole da implementare all'interno del proprio sistema telefonico. La fantasia qua si sbizzarrisce. C'è la funzione che magari con il doppio clic di un numero di telefono sul browser ti chiama direttamente quel numero, piuttosto che c'è la funzione che si interfaccia al server di posta, arriva una mail nella mia casella e mi manda un sms per dirmi che è arrivata una mail di un certo tipo. Qualsiasi funzione che vi viene in mente è implementabile, perché uno può mettere mano al codice e scrivere la propria funzione ad hoc relativa alla funzione che gli interessa. Come abbiamo detto, l'infrastruttura di trasporto può essere una semplice LAN switch, come nel nostro caso, un collegamento geografico punto punto, ad esempio una delle prime, diciamo, dei primi test che ho visto fare nel lontano 96 era un collegamento punto punto da Torino-Ivrea su una rete frame relay che probabilmente pochi sanno che cos'è perché ormai non esistono più. E avevamo messo un telefono da una parte, un telefono dall'altra, avevamo fatto un collegamento in volta da questi due telefoni facendo tutti i test di quality of service, saturazione di banda, eccetera, eccetera. Come abbiamo detto, i telefoni IP sono i dispositivi utilizzati dall'utente per comunicare. Può essere un telefono tradizionale, un telefono analogico, un softphone, un PC, eccetera, eccetera.
concludo brevissimamente, così vediamo la configurazione del sistema. Quindi server funzionali li abbiamo visti, i voice gateway ne vedremo un paio anche all'interno della nostra presentazione. Sono quegli apparati in generale che fanno da connessione dal mondo IP verso il mondo reale. Quindi esistono voice gateway VoIP analogici, voice gateway VoIP SDN. Oggi per fare un test abbiamo portato un voice gateway GSM, ovvero un apparato che ha l'antenna GSM per comunicare col mondo dei provider telefonici GSM, e dall'altra parte c'è un'interfaccia Ethernet per comunicare con il mondo IP. Un altro voice gateway che vediamo anche oggi è il voice gateway a cui abbiamo collegato dei telefoni analogici. È sostanzialmente un voice gateway che ha due porte analogiche, abbiamo collegato un telefono analogico tradizionale, quello che di solito avete in casa, e un cordless, e dall'altra parte parla con un mobile. Indipendentemente dal tipo di voice gateway, la configurazione è sempre la stessa. C'è un'interfaccia sul mondo reale e un'interfaccia sul mondo IP. Due parole velocissime su Asterisk, ideato nel 99 da Mark Spencer, che poi ha fondato la Digium, eccetera, eccetera, sotto licenza GPL, originariamente creato in ambiente Linux, attualmente compatibile con praticamente tutti i sistemi, sia Linux ma anche Microsoft. Perché questo signore ha creato questo software? Perché lui aveva un'azienda che faceva assistenza informatica, se non ricordo male, aveva bisogno di un centralino che facesse da risponditore automatico. A quel tempo i centralini di quel tipo costavano ancora una svalangata, lui poverino all'inizio non aveva soldi, e si è messo lì alla sera, si è scritto il suo software per fare questa cosa. Poi ha visto che era venuto un progetto buono, l'ha messo a disposizione della comunità, ha creato la Digium, eccetera eccetera. Quindi, come tutte le cose, è nata da un'esigenza molto pratica, ovvero quello di avere un centralino a bassissimo costo. I protocolli supportati sono i soliti, ne abbiamo già detti. Hardware e card utilizzabili sono... Cosa vuol dire? Vuol dire che, se, non so se tutti lo vedono, questo è un PC industriale su cui abbiamo già preinstallato Linux e Asterisk. Come tutti i PC industriali, come tutti i PC, può utilizzare delle periferiche, ad esempio delle PCI card, che si interfacciano sul mondo analogico. Quindi il centralino stesso può essere sia voice gateway che centralino. Le funzioni base ne abbiamo già parlato, cioè il routing delle chiamate, la gestione delle chiamate e la gestione dei call. Le funzioni che ci sono quelle di cui vi ho già parlato: UAR, voicemail, file server, se uno vuole anche introdurre anche questo tipo di funzione, text recognition, eccetera eccetera. Questa è una lista, credo ci sia il 10% delle funzioni che può fare, l'ho scritto in piccolo proprio per darvi l'idea di quante funzioni ci possono essere all'interno di questo tipo di software. È chiaro che quando uno ha una necessità molto particolare, la prima cosa che fa è andare a vedere se la comunità ha già sviluppato quella funzione. L'altro passaggio è: riesco a crearmi uno script con i tasselli per arrivare a questo, alla mia funzione. L'ultimo passaggio, un po' più impegnativo ma che magari è più interessante, è quello di dire: mi scrivo io, partendo dal codice, una funzione che faccia le cose che voglio fare, che si interfaccia con il sistema. Essendo un software open source, ci sono a disposizione tutti i codici, eccetera eccetera, anche perché ad esempio, lo vedremo, l'installazione può essere fatta in tanti modi. Cioè, ci sono tante immagini già precompilate che le lanci e quindi ti creano l'ambiente già delle che pronto. Una di queste, delle tante, si chiama Asterisk Now e lo trovate sul sito della Digium. Diciamo che quello più apprezzato come installazione dai sistemisti è l'Asterisk Package, ovvero io mi installo il mio sistema operativo Linux di base, lo customizzo con tutti i crismi di sicurezza che voglio io.
sopra il mio sistema Asterisk gli installo il mio server Asterisk, quindi scaricando il pacchetto, eccetera, eccetera. L'altro elemento più, diciamo, avvezzo agli sviluppatori, quello di dire: no, io il mio Asterisk me lo voglio compilare con le direttive di compilazione che voglio io, perché lo voglio ottimizzare per una certa funzione, perché poi io voglio avere i codici per poi andare a modificarlo per fare le cose che voglio io. Quindi diciamo che questi tre elementi sono: il primo elemento per l'utilizzatore è proprio quello base, tu dici: ma io non mi occupo di sistemi, non sono uno sviluppatore, voglio solo la funzione nuda e cruda, mi scarico l'immagine, la lancio e ho il mio centralino belle che provo. Chi si occupa, chi fa il sistemista, chi si occupa di sistemi, predilige l'installazione con i pacchetti, e invece chi sviluppa ovviamente preferisce avere il suo scopo, in modo da avere tutti i codici a disposizione. Vabbè, questa cosa possiamo saltarla. Configurazione minima sono quella di creare i canali e i device per informare l'Asterisk su quali sono gli elementi che gli stanno attorno. Quindi diciamo che la configurazione minima sarà dire all'Asterisk: guarda che esiste un telefono di un certo tipo e un boschetto di un certo tipo. Fine. Proprio la configurazione minima. E poi creare il dial plan. Che cos'è il dial plan? È le regole per fare il routing delle chiamate. Quando arriva una chiamata da un soggetto esterno, che può essere uno dei telefoni o il voice gateway, che cosa ne faccio? La tengo io, la tratto io, la mando un telefono, la mando a un soggetto esterno, eccetera, eccetera. Questi sono veramente gli unici due step minimi che serve sapere per creare un'infrastruttura proprio con Asterisk. Le file di configurazione da manipolare che vedremo sono sostanzialmente due: l'extension.conf e il sync.conf. Poi all'interno di questi file uno può crearsi configurazioni complesse, tipo creare delle funzioni da andare a richiamare quando succede un determinato evento, piuttosto che annidare file, soprattutto si fa di solito per una leggibilità del file stesso. Pensate, se dovete gestire centinaia di interni, avere un file unico con tutti questi interni potrebbe essere faticoso, sia da gestire che da leggere, quindi magari li si spezza in più file. Gli altri file importanti sono semplicemente file di gestione dei canali esterni, MSDN per il canale SDN, Zattel veniva utilizzato più che altro in versioni di Asterisk un po' più vecchiotte, adesso non è più stato utilizzato. Il voicemail ovviamente per la configurazione del voicemail, eccetera, eccetera. Ne vedremo qualcuno. Lo vedremo anche proprio fisicamente sul nostro centralino. Questo è un esempio del file di configurazione. Ecco, ci sono due approcci per gestire il centralino. L'approccio visuale soprattutto lo trovate nelle versioni già preconfezionate, tipo Asterisk Now e quant'altro, FreeBSX, FreePDX e un altro di questi elementi. Un'interfaccia web che vi gestisce per voi i file di configurazione. Ecco, io che arrivo più che altro dalla filosofia sistemistica, preferisco i file di configurazione a linea di comando, in modo da faccio caso in maniera più diretta. Però in entrambe le situazioni si può arrivare allo stesso risultato. Sostanzialmente l'extension.conf cosa ci dice? Ci dice: quando arriva una chiamata identificata in un certo modo, che può essere l'interno di un telefono, il numero esterno o qualsiasi altra cosa, fai delle cose. Che cosa possiamo fargli fare? Tutta quella lista di funzioni che abbiamo visto in quella slide neanche compiuta. Quindi ovviamente il file di configurazione ha una sua sintassi, le funzioni hanno una loro sintassi. Esiste una svalangata di documentazione che potete andare a leggere per farvi un'idea delle varie sintassi. Il concetto è molto semplice, un concetto top down: mi arriva una segnalazione, io parto da una certa istruzione e vado avanti a fare tante istruzioni rispetto a quelle che ci sono
nel mio file di configurazione. Quali sono le istruzioni classiche? Capire di questa chiamata cosa fare, quali telefoni far suonare, quali segreterie telefoniche attivare, quali UART attivare. Vedremo delle cose molto molto semplici. Forse sono andato un po' troppo avanti. Ok, sync.conf. Dunque, quindi l'extension.conf ci dice che cosa fare quando c'è una chiamata da trattare. Il sync.conf invece ci dice quali sono gli elementi collegati al mio centralino e in che modo li devo utilizzare, trattare. Quindi sostanzialmente è un file di configurazione che autorizza i vari elementi ad agganciarsi al centralino. Se non ci fosse questo tipo di autorizzazione, chiunque conosce l'IP del mio centralino potrebbe utilizzarlo, quindi sarebbe anche dal punto di vista della sicurezza non troppo bello. Nel sync.conf troviamo altre informazioni importanti, tipo ad esempio i codec di compressione utilizzati, utilizzabili o da utilizzare. Ad esempio ULOW, ALOW sono due tipi di compressione, PCM 64K, G729 un altro tipo di compressione, eccetera eccetera. È importante la compressione perché se io rimango all'interno di una LAN switched, magari ho connessione in gigabit, quindi 64K non mi fanno un granché rispetto alla banda di disposizione. Ma se io devo far transitare la voce su delle linee, magari anche a DSL, ma che sono utilizzate in concomitanza con il mio traffico dati, allora lì potrei iniziare ad avere dei problemi. Prego. Cercare di farla comunque decentemente le cose assieme. Allora, si può fare solo se riusciamo a introdurre nella nostra rete IP il quality of service. Perché? Senza quality of service gli apparati non sanno discriminare dal traffico dati al traffico voce. Sul quality of service ormai diciamo il 90% degli apparati lo gestisce perché è diventato anche uno standard di fatto, ma il fatto che lo gestisca non è detto che sia implementato o implementato correttamente. Con un firewall Linux normale si riesce a implementare il quality of service classico. Sì sì, noi utilizziamo spesso Zero Shell, che è un'altra distribuzione open source basata sul mondo Linux, che implementa anche sia da firewall che da quality of service. Non abbiamo portato, perché mi sono dimenticato, un esempio di centralino a bassissimo costo. Si può fare su delle schede molto molto semplici che hanno proprio due interfacce Ethernet, un ingresso in uscita, costano 60 euro. Si mette il sistema operativo Linux su una flash card da 32 64 mega, così proprio per avere un po' di spazio, o anche 2 giga, costano 10 euro le flash card di questo tipo. Diciamo che con 100 euro avete il vostro centralino telefonico. È chiaro che poi quello non vi basta, perché dovete spendere o investire per la parte di interfacciamento verso il mondo esterno. Quindi, riprendendo il discorso del quality of service, è fondamentale quando io devo far uscire il mio traffico voce sulla linea internet, e questa linea magari è utilizzata anche per la parte di dati. Quindi se magari c'ho mia moglie che scarica i video di un certo tipo della cucina, diciamo, tutto il giorno, e io voglio utilizzare anche dei canali VoIP, potrebbe essere faticoso, se non impossibile, se non si inserisce anche il concetto di quality of service. Vabbè, i telefoni IP sono dei telefoni ovviamente collegati alla rete IP. Mi sembra che il mio collega ne abbia messi un paio per farvi vedere cosa sono. Ne esistono di infinite di marche e modelli, la differenza è più che altro sulle funzioni, il numero di linee utilizzate, la qualità della voce è importante, eccetera eccetera. Alcune figure dei telefoni VoIP che ci sono sul mercato. Quali marche e modelli scegliere? I parametri di valutazione di un telefono IP sono la qualità della voce, ovvero l'echo cancellation integrato, DSP on board. I DSP sono quei cippettini, quelle CPU
che fanno la codifica della voce da analogico a digitale. Data assegna al processo. Se hanno o non hanno il viva voce, la dimensione del display, se il display è a colore bianco e nero, se è un display touchscreen, porte Ethernet aggiuntive, il costo ovviamente ci sono di tutti i tipi. Per noi che dobbiamo fare il mestiere di gestione e configurazione, la configurabilità e flessibilità è un elemento importante di valutazione. Se sono power over Ethernet o meno, ecco, power over Ethernet cosa vuol dire? Vuol dire che il telefono, che è un apparato attivo, deve essere alimentato. Si sono posti questo problema, ma se io devo alimentare il telefono analogico, se avete mai fatto caso, non è un telefono alimentato, perché prende l'alimentazione direttamente dalla centrale Telecom, alimentazione a 48 volt, se non ricordo male. Quindi il telefono analogico ha un cavo solo. Quando hanno fatto il passaggio dal telefono analogico a quello digitale, si sono posti il problema, ma io sulla scrivania dell'utente c'ho un cavo solo e non c'ho la presa di alimentazione del telefono. Se gli devo mettere un telefono intelligente, come lo alimento? Allora si sono inventati questo trucco che dice, va bene, siccome il telefono lo devo collegare alla rete Ethernet, faccio fare l'alimentatore lo switch Ethernet. E quindi hanno inventato, ideato, tutta una serie di protocolli, che adesso è arrivata la versione 3, se non ricordo male, del power over Ethernet, ovvero l'alimentazione 48 volt che passa attraverso la rete Ethernet. Come hanno potuto fare questo? Non so se lo sapete, ve lo dico io, perché il protocollo Ethernet, degli 8 fili del cavo UTP che di solito voi utilizzate, ne utilizza solo 4. E quindi hanno utilizzato gli altri 4 fili non utilizzati per portare il power over Ethernet. Fine del discorso. Noi abbiamo portato uno switch power over Ethernet e infatti i telefoni messi sui banchi hanno solo il cavo Ethernet e sono correttamente alimentati. Quindi anche la decisione di prendere un telefono POE o no è uno dei parametri di valutazione. E poi ovviamente i protocolli supportati, che devono essere ovviamente matchati con i protocolli che io voglio utilizzare come centrale telefonica. Voice Gateway, ne abbiamo già detto che cos'è, direi che non dice nulla di nuovo questa slide. Anche qua è la scheda di interfacciamento verso il mondo esterno, ce ne sono di tutti i tipi. Anche gli attuatori sono dei voice gateway. Mi è capitato di dover fare un progetto in cui il cliente voleva aprire il cancello dal telefono perché non voleva più il citofono, voleva questa funzione. E quindi noi gli abbiamo messo un voice gateway che dalla parte aveva un relè che si interfacciava all'apertura del cancello e dall'altra parte aveva una scheda Ethernet che si interfacciava al mondo VoIP. Quindi il voice gateway è proprio una definizione generica. Qualsiasi funzione abbiate necessità di fare con interfacciamento, esiste il voice gateway apposta. Anche come definizione di voice gateway, ci sono tanti voice gateway che si differenziano per tanti parametri, poi ne trovate alcuni, eccetera, eccetera. Possiamo forse partire con la demo. Chissà se riesco a... Sono tutti raggiungibili, è registrato. Da me. Mi è comparso Google, ma volevo far comparire un SSH. Intanto inizio a collegarmi. Ci sono domande intanto su questa prima parte di presentazione? Domande, curiosità? Allora, ce la posso fare? Sei, giusto? IP del centralino. Forse mi devo anch'io mettere un indirizzo IP. Forse. Config. Thank you.
Ok. Si legge qualche cosa? Per aumentare il font. Ok, dovrebbe leggersi giusto qualcosa. Allora, sono in SSH su una macchina Linux su cui abbiamo installato il nostro centralino Asterisk. Allora, intanto vediamo che cosa, se funziona qualcosa. Per collegarmi in console al mio centralino Asterisk si fa asterisk con un po' di V per il verbose, eccetera, eccetera. Sono all'interno della mia console di Asterisk. In realtà noi abbiamo già preconfigurato quasi tutto, quindi a meno di strani eventi atmosferici dovrebbe già funzionare tutto. Vediamo un po', con il comando sipshop-pierce dovrei avere l'elenco dei terminali SIP collegati al mio centralino. Allora, ci sono tre terminali che abbiamo chiamato 101, 102, 103. In realtà avremmo potuto chiamarli Pippo, Pluto e Paperino, è completamente indifferente il nome del canale SIP con cui si identifica il terminale, perché l'aggancio nome, numero di telefono viene fatto dal file extension di cui abbiamo già parlato. Li abbiamo chiamati 101, 102, 103 perché poi li abbiamo agganciati agli interni 101, 102, 103, cioè, mnemonicità. Poi ci sono due canali SIP che abbiamo chiamato analogico 1, analog 1, analog 2, che casualmente saranno due canali collegati al voice gateway analogico a cui abbiamo collegato il telefono tradizionale e un Congress. E poi abbiamo creato un canale GSM Box 1 che casualmente sarà il canale del voice gateway a cui abbiamo, tra l'altro, la SIM l'hai inserita, sì. A cui abbiamo collegato una SIM per fare un test di chiamate ingresso uscita. Quindi all'inizio ovviamente il nostro sistema è completamente vergine, dobbiamo andare a configurarlo. Di solito i file di configurazione si trovano sotto etc asterisk e ce ne sono una certa quantità. Vediamo quelli che ci interessano, ovvero l'extension.conf. Allora, l'extension.conf è suddiviso di solito in tre sezioni. Una sezione generale in cui ci sono le variabili generali di controllo dell'asterisk. Non vado a soffermarmi, ma ad esempio se le variabili sono statiche, vuol dire che se una variabile è utilizzata all'interno di un contesto può essere utilizzata anche all'interno di un altro contesto, eccetera eccetera. Ci sono variabili globali che sostanzialmente, come vi dicevo prima, uno può anche spezzare il proprio file di configurazione in tanti file per una maggiore lettura e semplicità. Ad esempio nel nostro caso abbiamo incluso un file di configurazione che si chiama macro.exe, che semplicemente è un pezzo dove sono state definite tutte le macro, che sono delle funzioni richiamabili, per non scrivere un unico file. Negli interni.exe abbiamo definito tutti gli interni che possiamo gestire con il nostro centralino. Nel file in.exe, ad esempio, siamo andati a mettere tutti i numeri di telefono in ingresso. Io posso magari decidere di gestire tante numerazioni pubbliche differenti perché sono collegate a Vodafone da una parte, a TIM dall'altra, a Telecom dall'altra, eccetera. E poi ci sono altri file, magari li possiamo andare a vedere man mano. Ecco, ad esempio, tanto per iniziare a vedere qualcosa, ci sono tante funzioni. La funzione principale, il contesto principale, perché si
quasi la definizione, la terminologia si parla di contesti, è il contesto default che può includere n altri contesti che possono fare tante altre cose. Questo modo di scrivere il file è puramente arbitrario. Io potrei scrivere il file tutto in un file unico, tutto in un contesto unico e mettere lì tutto quanto. È semplicemente un modo di scrivere le cose per avere un certo, una certa ordine, un ordine logico e anche una certa visibilità di lettura. Vediamo che nel contesto default, nel nostro esempio abbiamo introdotto altri tipi di contesti. Il voicemail sarà il contesto che gestisce la funzione di voicemail, gli interni sarà il contesto che gestisce gli interni e così via. Ad esempio, in questo caso il voicemail lo vediamo già qua, che cosa fa il voicemail? Il voicemail, il contesto del voicemail viene attivato quando da qualche parte qualcuno vuole contattare l'interno 998 o 999. Se uno fa l'interno 998 fa determinate cose il sistema, se fa il 999 fa altre cose. Se non ricordo male il 999 attiva la voicemail del proprio telefono, il 998 invece attiva la voicemail di un altro telefono, quindi ti chiede l'interno e la password di quel telefono. Se qualcuno a cui è vicino un telefono prova a fare il 998 e il 999, sentirà una voce automatica che chiede una specie di EUR che chiede che cosa vuole fare. Se fa il 999 gli dice semplicemente quali messaggi ha a disposizione, quali deve ascoltare, eccetera, eccetera. Se fa il 998 invece chiede qual è l'interno di cui vuoi ascoltare la voicemail. Bisognerà mettere all'interno, gli interni diciamo configurati sono il 101, 102, 103, con password 101, 102, 103. Invece il 9XXX è un modo per dire: tutte le volte che io faccio un numero di telefono con 9 seguito da 3 cifre, vado a mandare un messaggio nella segreteria telefonica associata, ovvero ci saranno noi abbiamo configurato 3 segreterie telefoniche, 101, 102, 103, quindi si può lasciare un messaggio al 101 facendo 9, 101, 9, 102, 9, 103. Quindi una funzione anche abbastanza articolata e complessa come la segreteria telefonica viene poi esplicitata con 4 comandi messi in croce, andando a utilizzare le funzioni ovviamente già prescritte dagli sviluppatori di Asterisk, che sono voicemail main e voicemail fine. Sono magari soffermato sulla voicemail perché ad esempio è caratteristico. La voicemail, tra l'altro, poi nel file di configurazione di voicemail uno può anche dire: quando lasci un messaggio per questo interno, manda anche una mail all'indirizzo di posta XY. Era solo per evidenziare come anche funzioni che possono sembrare un po' complesse sono poi esplicitate in maniera molto semplice. Qua, come altro contesto che troviamo, è il contesto di out, che è semplicemente. Come esempio abbiamo fatto 2 contesti, il blocco delle chiamate internazionali, ovvero chiunque fa un doppio zero viene bloccato, hang up è la funzione di chiusura della chiamata. Poi abbiamo fatto come esempio, se dal 102 prova a fare una chiamata esterna, quindi con lo zero, viene bloccato. Ad esempio un esempio classico quando magari si hanno degli interni che non si vogliono che facciano delle chiamate verso l'esterno. Mentre invece le ultime 2 righe è il classico esempio di chiamata in uscita utilizzando una funzione dial, caso strano, che è la funzione per fare delle chiamate, SIP slash GSM box 1 è l'identificatore del canale SIP collegato al mio dispositivo che ho chiamato GSM box 1 e poi la variabile next che vedete lì è semplicemente la variabile che cattura i digit che voi schiacciate sul numero di telefono. Facciamo queste 2 prove? Facciamo queste 2 prove, ritorno sulla console così
possiamo vederle anche cosa succede. Dal 102 facciamo la chiamata. Quindi se dal 102 qualcuno prova a fare una chiamata verso l'esterno, dovrebbe bloccarlo. E in console dovremmo trovare il trace delle cose che stanno succedendo. Ovvero, qualcuno ha cercato di contattare il numero 011-93000 dal telefono 102, quindi il sistema si è accorto che è un numero che iniziava con lo 0, quindi dato in un determinato contesto. Si è accorto che chi ha fatto questa operazione era 102, quindi è andato in quel contesto particolare, e ha fatto semplicemente le operazioni che noi abbiamo visto nel file di configurazione. Fine. Se invece proviamo a fare la stessa cosa da un altro telefono, 00 e poi il numero da chiamare. Provo ancora da questo con lo 0 solo. Se noi proviamo a fare il numero da un altro telefono, ad esempio il 101 sta provando a chiamare uno 0325, che credo, non so che cosa sia, che prefisso è lo 0325, che se volevate fare un cellulare dovete fare uno 0 solo, quindi 0 è il numero del cellulare. Comunque potete vedere che ad esempio siamo andati in un altro contesto, siamo andati in un contesto in cui c'è il dial con il GSM box, quindi correttamente nel contesto che utilizza il GSM box. Sta suonando, ci mette un po' perché ovviamente deve fare l'handshake con la rete mobile. Chissà se troverà il telefono attivo. E non c'è una rete qua. Dovreste trovare un certo delay accettabile tra una chiamata e l'altra, nel senso che se uno dice pronto, si sente almeno un secondo e mezzo. C'è un po' di delay. Il delay è ovviamente introdotto dalla rete GSM. Ok, lo stesso meccanismo serve per le chiamate in ingresso. Hai messo la tua SIM, vero Alessandro? Quindi se tutto funziona, io chiamo la SIM del mio collega, dovremmo tra un po' vedere il trace della chiamata in ingresso e dovrebbero suonare forse dei telefoni. Non mi ricordo quale suona. Ah, sempre 101. Quindi in questo caso io sto facendo una chiamata in ingresso, la mia chiamata arriva alla SIM sul GSM box che poi la converte verso il mondo IP. Anche qua, se vogliamo andare a vedere tanto per curiosità, il file di configurazione delle chiamate in ingresso è questo. Ho addirittura lasciato dei numeri bla bla bla. Ah no, questo però è il file di configurazione delle chiamate in ingresso quando la chiamata in ingresso arriva da un voice gateway che non gestisce direttamente l'aggancio al centralino. Ad esempio questo è il file di configurazione del nostro centralino in ufficio. Noi abbiamo come ingressi dei canali SIP direttamente dal provider e abbiamo un certo numero di telefoni pubblici, a seconda dei numeri possiamo fare delle cose. Ad esempio, quello che facciamo è fare un set del caller ID, perché è questo? Perché siccome normalmente quando uno fa una chiamata in uscita usa lo 0 e poi il numero. Sul telefono non so se compariva il mio numero con lo 0 o senza lo 0, quando è... Non ha fatto caso. Comunque se non si aggiunge lo 0 compare il numero normale. Se uno cerca di fare il redial diretto gli manca lo 0, quindi il set caller ID è sostanzialmente una modifica del numero in ingresso. Poi ci possono essere tante cose, ad esempio qua c'è ancora un check sulla chiusura d'agosto. Dal 10 al 18 agosto noi eravamo chiusi,
e automaticamente il centralino mandava un messaggio di chiusura per le ferie di agosto e buttava il sistema in sulla voicemail. Piuttosto che si può pensare di fare un gruppo di ricezione delle chiamate. Se da un qualsiasi telefono digitale fate 222, suonano ad esempio contemporaneamente i telefoni analogici. Viceversa, se fate l'111, squillano contemporaneamente i telefoni digitali. Quindi quello che si può fare è praticamente all'infinito. Si può inventare qualsiasi tipo di flusso di chiamata ed esplicitarlo in poche righe di script. Volevo magari farvi vedere ancora il file di configurazione degli interni. Che è quello che viene utilizzato, che qua è molto semplice. Si associa un interno, quindi 101, 102, 103, a una funzione che deve fare il sistema. È ovvio che la funzione più classica è quella di far suonare il telefono associato a quell'interno, ma non è assolutamente detto. Noi ad esempio abbiamo creato due interni, il 111 e il 222, che fa suonare più interni. Si può creare un interno che magari va direttamente in segreteria telefonica. Si può creare un interno che invece di far suonare un interno telefonico ridirige la chiamata a un altro telefono, un cellulare, una deviazione di chiamata o qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che il flusso si esplicita banalmente andando a scrivere questi file di configurazione. Le funzioni che si possono utilizzare si trovano nella documentazione di Asters, ce ne sono veramente un infinito. Poi l'ultima cosa, non so quanto tempo ho ancora. Un minuto. Con un minuto non so quanto riesco a fare, perché volevo ancora farvi vedere solo così al volo cosa vuol dire andare a configurare un telefono. Questa è l'interfaccia web di un telefono. Quali sono i parametri? Due parametri fondamentali e minimi che io devo mettere sul telefono per farlo dialogare con il mio sistema: l'indirizzo IP del mio centralino e username e password. Fine. Tutti gli altri parametri sono parametri di contorno. È chiaro che uno può sbizzarrirsi, può mettere il messaggio sul telefono, può accendere le lucine in un colore piuttosto che in un altro, eccetera eccetera. Nel nostro esempio quello che ci interessa, vediamo se riesco a farvelo vedere al volo, sono i parametri, questi due parametri qua. Il parametro che di solito si chiama proxy, che è l'indirizzo IP del mio centralino, e lo user ID e la sua password. Con questi tre parametri, poi a seconda del tipo di apparato, lo trovate in un contesto, in un altro, lo potete configurare via web, via tenant, eccetera eccetera, ma con questi due parametri, tre parametri, e con il minimo di configurazione che vi ho fatto vedere, siete in grado di connettervi al centralino, al vostro centralino. Mi fermo qua perché credo che siamo fuori tempo massimo. Se qualcuno ha una domanda al volo, oppure sì, che manca tra dire ce ne sono di cose che si possono dire. Diciamo che si poteva fare una configurazione un po' più specifica, si poteva far vedere come funzionava la voicemail, la linguaggio, ce ne sono di tante cose. No, quello che secondo me è importante da capire è che nonostante che sia un sistema complesso, è molto molto semplice da implementare, e la sua forza che ha una flessibilità che gli altri sistemi non hanno, e soprattutto a un costo molto molto basso. Come ho detto, con 100 euro uno riesce a crearsi il suo centralino telefonico. That's all.